e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a dipingere questi tulipani. Saranno dipinti in modo molto semplice affinché le persone che stanno imparando possano seguire la lezione senza avere problemi. Questo disegno verrà riportato su questo tessuto, vedete? Guardate, si vede sotto, è abbastanza scuro da vedersi e la stoffa sopra è abbastanza trasparente. Quindi cosa farò? Andrò a riportare il disegno in questo modo. Questo potrete farlo anche voi senza alcun problema. Se il tessuto dovesse essere poco trasparente, potete riportarlo con una carta copiativa. Ecco qui. Guardate, è stato riportato. Vedete come si vede? Bene, adesso andiamo a dipingere. Questi saranno i colori che andrò ad utilizzare. Bianco, rosa, un color rosso magenta o fucsia, come volete chiamarlo, ed un marrone. Andiamo a iniziare. Un pennello piatto numero 8. Se per voi è troppo grande, utilizzate uno più piccolo, casomai il numero 4. E vediamo. Comincio col prendere il marrone e il rosso e comincio dall'interno. Questa parte qui è quella che starà più in ombra rispetto a tutto il resto e quindi sarà sicuramente la parte più scura. Quindi già la definisco in anticipo. Ecco qui, semplicemente con il rosso e il marrone preso sull'angolo, prima il rosso poi il marrone, faccio il bordo con l'angolo sinistro. Vedete? E ho riempito questo spazio definendolo nella parte sottostante, non sopra. Nella parte superiore andrò ad utilizzare il rosa e il rosso in modo che risulti più chiaro. Naturalmente adesso ci dovremo lavorare perché lo dobbiamo sfumare. Vedete, col pennello pulito faccio sì che un colore penetri nell'altro. Ecco qui, abbiamo avuto la sfumatura superiore. Ok, adesso vado a prendere il bianco e lo metto nella parte alta dei petali. Vedete, faccio lo stesso anche di qua, solo nella parte alta, così. Poi passo al rosa in modo da intensificare la tinta, quindi passo sotto, la stessa cosa faccio di qua. Lo passo in modo omogeneo su tutti i petali, quindi adesso non sto differenziando, vedete? Cerco solo di lasciarmi il disegno per evitare di dover pensare dove si trovano le linee di confine tra un petalo e l'altro. Qui richiede abbastanza colore, quindi ci dovrete lavorare per far penetrare il colore in modo che non vi rimanga senza colore il tessuto. Ok. A questo punto passiamo col fucsia, quindi ho preso il fucsia ma vado a definire il confine inferiore, così con il bordo del sinistro del pennello, vedete il colore dove sta? Posandolo in questo modo riesco, eccolo qua, a tenere il confine del petalo, lo sfumo dal basso verso l'alto. Faccio lo stesso anche qui. Quindi prendo il colore col lato sinistro del pennello e lo passo nella parte inferiore. Se non si sfuma, riaggiungete un po' di rosa. Con il bordo del pennello, così, andiamo a fare anche questo petalo che se ne vede pochissimo qua dietro, così. Qui facciamo in modo che questo petalo sia sopra, in questo modo, così, e facciamo la linea centrale, passate il pennello tenendolo sempre piatto, andiamo a demarcare anche questo, perché altrimenti col tempo si rovina, così. Salgo sopra. Sfumate. Se
siete più lenti di me, evitate di dipingere tulipani contemporaneamente, ma aspettate di finirne uno prima di cominciare l'altro. Sfumate fino a che non vi sentite soddisfatti. Il colore va rimesso più volte perché così si definisce meglio. Il gioco del chiaro e dello scuro ci dà l'effetto profondità. Mettiamo anche qui e ritorniamo verso il basso. Lo metto anche qui. Adesso con molta più attenzione prendete un po' di marrone e definiamo quest'angolo interno qui. Vedete, il marrone ci permette di ottenere un colore un pochino più intenso. Lo sfruttiamo anche un attimino qui sotto. Così, appena. Sul bordo. Interno di questo petalo. Il marrone ci aiuta a definire meglio le luci e le ombre. Non esageriamo, andiamo a definire meglio qui. Vedete, faccio sempre tutto col pennello piatto. Se avete difficoltà, andateci col pennello tondo, piccolo. Bene, questi sono i nostri due tulipani, realizzati in modo molto semplice, ma con un bel effetto. In fondo, il bello dei tulipani è proprio questa semplicità. Bene, adesso andiamo a fare le foglie. Questi sono i nostri colori per fare le foglie. Procediamo sempre col pennello piatto numero 8. Comincio con utilizzare un verde molto chiaro. Ho mischiato insieme il verde e il bianco. Non mi metto a mischiare sul piattino, raramente lo faccio, perché i colori si miscelano bene già direttamente sopra il tessuto. Vedete? Prendo un po' di qua, un po' di là. Vedete com'è semplice realizzare questa foglia col pennello piatto, guardate. Aggiunto del giallo per non renderla uniforme. Le foglie sono sempre un po' cangianti, anche perché sono delle grandi a superfici aperte alla luce, spesso lucide. Nel caso del tulipano la foglia è abbastanza lucida da riflettere la luce del sole. Qui metterò una parte più chiara, quindi userò più giallo. Qui andrò a mettere un po' di verde più scuro col marrone per fare l'ombra. Vedete come si vede dove c'è il passaggio da una foglia all'altra? Se avessi usato lo stesso verde sarebbe sembrata tutta una foglia. Ecco qui. Adesso riprendo il verde più scuro col marrone e faccio un taglio all'interno della foglia. Lo faccio anche all'interno della foglia più grande. Ho
usando del marrone e del giallo, gli do un colore un po' più caldo. Facciamo lo stelo lo sto facendo col pennello che porta il verde e il marrone, sempre col pennello piatto tenuto di taglio. Adesso prenderò due colori più chiari e farò l'altra parte in modo da far comprendere da che parte viene la luce. Ecco qui, vedete come risalta lo stelo in questo modo? Lo stesso vado a fare adesso qui, metterò il colore marrone mischiato con il verde più scuro e lo arrivo qui sotto. Adesso prenderò il colore verde col bianco e andrò a salire . Come vedete, questo è molto facile da dipingere ed anche molto accattivante come risultato. Adesso vado a fare quest'altro di qua. Bianco e verde chiaro, aggiungo un po' di giallo per la parte superiore, così, faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Ho solo iniziato dalla parte sopra in alto piuttosto che dalla parte in basso. Adesso vado su quello più scuro, verde più scuro, e faccio fare la definizione della foglia. Il taglio centrale. Vedete, tutto col pennello piatto. Qui andrò a definire meglio il contorno, mi aiuto con del giallo. Ricordo che è uscito il mio album numero 1, intitolato Fiori trasferibili per qualsiasi supporto, lo troverete online, vi lascio il link in descrizione e nel box informazioni. È un album di disegni che potete trasferire sugli oggetti che vorrete dipingere. Bene, è rimasta l'ultima foglia, bianco e verde chiaro per la parte superiore.
definisco meglio il bardo con il verde e il marrone. Bene, adesso giallo e marrone per la parte sottostante. Abbiamo fatto anche la foglia ripiegata. Approfondiamo un po' di più la piega. Ci vogliono tanti colori, basta un solo colore per ottenere un effetto. Faremo una piccola miniera anche su questo. Ecco qua, mancava, farò uscire da qui sotto il pezzo di questa foglia. Il lavoro è terminato, semplice ma di grande effetto. Se siete interessati a questo disegno, lo invio gratuitamente, potete richiedermelo nei commenti. Il video finisce qui, se ti è piaciuto lasciami un like ed iscriviti al canale attivando la campanella per avere le prossime notifiche. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.